Però oggi siamo qui per un altro motivo. Vi racconterò una storia. Qualche mese fa ho visto una DV su Facebook, cioè una sponsorizzata, del metaverso del Prosciutto San Daniele. E appunto parlo di qualche mese fa perché era quando il metaverso era ancora una cosa hot, era ancora una cosa che si portava, a differenza di adesso. Poi ho pensato, ma io perché cazzo non l'ho mai vista questa roba? Cioè io ho visto solo la DV, l'ho data per buona e non ho mai approfondito. Oggi presentiremo. Oggi presenzieremo. Oggi se presenzieremo. E quindi eccoci. Il prosciutto di San Daniele approda nel metaverso. Lab è il nuovo portale online del consorzio del prosciutto di San Daniele, che funge da laboratorio digitale e raccoglitore di contenuti multimediali che, attraverso la totale immersione nel metaverso, permette di esplorare il mondo del prosciutto di San Daniele DOP. Per me già partiamo benissimo, già andiamo una bomba. Prima di tutto troppo testo, già non ho più voglia di leggere. Lab è fruibile all'indirizzo web, questo. E ci siamo, stiamo per addentrarci. Che poi, come, cioè, da chi è partita questa collaborazione? Perché? Cioè, ci sono mille cose che possono funzionare nel metaverso. I giochi, l'abbigliamento, Ikea, cioè tu puoi fare tipo, fai la tua stanza nel metaverso. Qualsiasi cazzata, no. Prosciutto San Daniele. Benvenuti nel San Daniele Lab. Fai un tour virtuale per scoprire il prosciutto di San Daniele. Visita il metaverso. Meta Presence. Mettiti il visore incubo. Loading environment. Ragazzi, è semplice. Avatar 1. Signore. Avatar 2. John Wick. Pezzotto. Avatar 3. Che è la femmina di Metal Slug bionda, che non ricordo come si chiama. Non so perché mi è venuto in mente lei. La 4 è l'altra femmina di Metal Slug, quella non bionda. Io direi quello a cui non abbiamo dato un'identità. Name. Smirne Galeazzi. I agree to Meta Presence Terms and Condition. Chissà che cazzo sto acconsentendo. Join. Questo è il futuro, amici. Un MP4 visto in un ambiente 3D scadente. Se ci clicchiamo sopra, lo vediamo full screen, incredibile. Possiamo anche reactarlo. Allora, quali sono i nostri tasti? Prima di tutto abbiamo frecce? Abbiamo frecce. Il segreto del San Daniele è a San Daniele. Sala tagliamento. Ma perché questo portale alla Rick e Morty? Non so. Qui sono una serie di nomi che non so, sono i nomi dei negozi autorizzati a vendere prosciutto di San Daniele? Non so. Però so solo che questi ultimi tre qua sotto sono molto sfortunati. O forse hanno pagato di meno i diritti per entrare a questo gioco. Cioè, nessuno ci ha pensato che questa pianta copre gli ultimi nomi? Non c'è tipo tutorial. Ah, me l'ha fatto vedere il tutorial. Erano quelle cose che ho visto prima. La rotella del mouse faceva qualcosa. Attenzione. Ah! Non so se avete notato questa finezza che è appena successa. Il testo presente qui sotto è evidenziabile. Cioè, non è solo un watermark. Tu puoi anche interagire con questo watermark. Incredibile. Ah! Abbiamo scoperto un nuovo tasto. Cioè, se tieni premuto il tasto destro e ti muovi, si muove. È proprio la cosa meno intuitiva del mondo. E questo è il bello del metaverso, perché è un videogioco fatto da persone che molto probabilmente non hanno mai avuto niente a che fare con il game design, con le interfacce dei videogiochi o i videogiochi in generale, quando il metaverso alla fine è un enorme videogioco che però è più cool e puoi comprarci più roba. Togo. Non so perché ho detto Togo. Taglio a mano col coltello. Ah, questo in teoria funziona, penso. Cioè, che tu lo devi guardare in POV e sembra che lo stai facendo tu. Abbiamo tutti i procedimenti che noi guarderemo dal primo all'ultimo, ovviamente. La selezione. Ci sono arrivato fino al metaverso per leggere. Posso anche vedere meglio. Salatura. No, aspetta.
Aspetta, aspetta un attimo. Cioè abbiamo un totale di 6 postazioni e un totale di 7 punti di cui stiamo parlando. Questo perché la seconda postazione è dedicata al punto 2 e al punto 3. Perché? Stagionatura con la clessidra per farti capire il tempo che passa. Sugnatura, puntatura, marchiatura in cui si fa il finale. E non abbiamo finito, perché dopo quei 7 punti c'è l'ottavo punto. Immagina come sarebbe stata la mia esperienza se fossi entrato nella stanza di destra e avessi detto 8. E dove sono le altre 7 stanze? La stanza dei prosciutti. Bella questa cosa della telecamera. Fisicamente deve scavalcare i prosciutti. E poi eccoci. Un PNG di San Daniele, suppongo. Con il riflesso anche... Bello anche questo. Il riflesso fake dei prosciutti. Questo è un dettaglio non da poco, però. Quindi amici, dalla prima sala è tutto. Non rimane che andare nel portale della sala tagliamento. Loading environment. Ah, questo tutorial doveva farti capire. Chiarissimo, no? Avete capito tutto? Ma cos'è The Witness? È anche un po' inquietante, onestamente. Ma questa non era la sala tagliamento? Che cazzo vuol dire sala tagliamento? Questo è l'ultima cosa che vedono i porci prima di essere uccisi, sgozzati. Perché noi possiamo fare un panino col prosciutto. Però posso dire? Non posso dire bello, dirò suggestivo. Non so cosa volessero fare con questa cosa, però mi hanno lasciato qualcosa, mi hanno lasciato delle suggestioni e forse è abbastanza da questo punto di vista. Non so esattamente cosa c'entri con il prosciutto San Daniele, non mi fa venire voglia di comprare il prosciutto San Daniele. Questo è il tuo cervello sotto effetto di San Daniele. Se lo devo considerare come esperienza artistica postmoderna, l'accetto. Questa è una critica al prosciutto, è una critica al concetto di prosciutto come massificazione della carne, dell'avere tutto subito, quindi il più profondo problema del capitalismo, ovvero la sovrabbondanza di prodotto per la non uguale sovrabbondanza di richiesta, quindi gli sprechi, quindi il fatto che le campagne si stanno svuotando, le metropoli stanno diventando sempre più caotiche, la vita nelle metropoli sta diventando sempre più difficile. Vivere nel metamoderno è qualcosa che il cervello umano fa sempre più fatica a digerire. Gesù. E quindi amici, questa era la San Daniele Experience. Non aspettavo neanche io una cosa del genere. Cioè, in realtà credevo sarebbe stato solo questo. Una roba così inutile. Non so a che serve, non so in che modo vi aiuti a vendere questo prodotto. Però ha questo lato artistico che è interessante. Non me l'aspettavo. Mi ha sorpreso, mi ha sicuramente sorpreso. Non sono sicuro che San Daniele abbia mai visto questo prodotto. Cioè, non sono sicuro che loro abbiano mai effettivamente visto cosa c'era nel loro metaverso. E quindi questi qua hanno detto: ma sai cosa? Siamo stati sottopagati, il nostro lavoro ci fa cagare,
facciamo quello che abbiamo sempre voluto fare, facciamo un'esperienza artistica così multimediale, audiovisiva, con suoni, musiche, percezioni, paesaggi, disegni, e chiamiamolo sala tagliamento, perché non importa, noi facciamolo, tanto chi cazzo se ne fotte, quegli stronzi di San Daniele ci hanno dato due spicci, non gliene fotte neanche un cazzo, non sanno neanche come cazzo si accende il computer, facciamolo e basta, porca miseria. E così è nato il metaverso di San Daniele. Grazie e buona serata.